stamattina Danilo è risuonata nella sala molto spesso la parola importante. Allora io voglio partire da questa, numeri e cifre, 24 memorial e 85 la ditta. Qual è il più importante delle due? Quello che ti dico. No, è chiaro, è quello più importante è la ditta, 85 ecco. Anni, se non c'era la ditta non c'era neanche il memorial, appunto. Il memorial chiaro è importante perché è dedicato alla memoria del babbo, della mamma, sì. E quindi è ovviamente è importante, ma chiaro la storia di questa azienda è più importante, ma direi che come dicevi te, certo. Sono entrambi importanti perché ci sono persone che hanno lavorato, hanno sacrificato la loro vita per far sì che oggi noi siamo certo. Qui ad accogliere. E persone a quanto pare, come hai detto tu, tanto le dirette quanto l'indotto, sempre in numero maggiore. Sì, 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 questa azienda da 20 anni qua, purtroppo dal momento che è mancato il babbo, ha triplicato sia le vendite, ma soprattutto l'estensione della produzione e anche i sì. Collaboratori, siamo arrivati quasi a 400 e poi a tanti altri che sono nell'indotto e che confidano, come dico sempre io, ogni mese in questa azienda perché è chiaro, dobbiamo sentirli come dei dipendenti diretti perché è chiaro, l'impegno deve essere quello e la responsabilità nostra è quella. Ora, in genere tu fai un po' il bilancio a fine anno nell'altra manifestazione futura che ci sarà qui a dicembre, certo. Ma attualmente come stanno andando le cose di quest'anno 2023? Le cose non sono brillanti, questo bisogna essere onesti, dopo due anni eccezionali che ha vissuto il settore, il vivaismo, ma tutto il verde proprio legato alla produzione, quest'anno 2023 stiamo leggermente soffrendo perché intanto il clima non aiuta, perché oggi 7 di ottobre 30 gradi, è difficile anche poi pensare di fare giardini, non c'è acqua, c'è sempre meno la risorsa idrica, ma credo che l'aspetto più importante è quello che la gente ha meno soldi in tasca e non solo in Italia, noi che ci rivolgiamo in tanti paesi nel mondo lo vediamo anche un paese come la Germania, una nazione come la Germania nell'ultimo anno ha diminuito molto l'acquisto di piante e questo è un segnale significativo proprio certo, quello che certo. Stavo dicendo, che c'è anche meno fiducia, no? Quello che magari c'era due anni fa dopo il Covid ci sentivamo tutti, uscivamo da questa grande brutta situazione e si vedeva tanta luce, ora ci sono tante ombre all'orizzonte, quindi chi deve investire ci pensa due volte. Mercati nuovi ci sono potenzialmente, ma non riguardano troppo noi, parlo del Qatar, parlo dei paesi arabi dove ci sono degli investimenti enormi in tanti altri settori, ma anche nel verde, addirittura si parla di fare vivai proprio nel deserto, portano. Però il clima non ci aiuta, il clima che hanno loro non è per i nostri prodotti. Alcune piante anche, su quelle ci si sta lavorando, si sta collaborando con alcuni, però ecco, i mercati sono più o meno sempre gli stessi, si parla di 60 mercati, quindi non sono pochi. E chiudendo un tema anche sportivo, si è parlato della Ranucci piante, con le sue piante alla Juventus, al Milan e ora anche alla Fiorentina. Certo, sì. Stiamo facendo il Viola Park, stiamo fornendo le piante per il Viola Park e è quasi al termine, mercoledì ci sarà l'inaugurazione, è un bellissimo parco, è una bella soddisfazione per noi. Poi si è parlato anche, noi lavoriamo con l'Inter, con la Juventus, lavoriamo con altre società importanti e questo ci fa piacere perché anche le società di calcio, ma questo lo si riscontra anche nella moda, si crede sempre di più nel verde come quell'elemento non solo ornamentale ma proprio che dà benessere proprio a chi ci lavora, che sia una fabbrica o un campo di calcio, incluso in un parco come quello del Viola Park, credo che certo. Sia quel valore aggiunto che
si dà anche a chi opera in questi. D'altra parte anche segnali politici sia di indirizzo europeo che italiano vanno in quella direzione. No, ormai tutti vanno, certo, in quella direzione. Di Pistoiese parliamo la prossima volta. Va bene, grazie.